questa iniziativa di fare un convegno, un evento sulla legge, sul decreto legislativo, meglio 231 del 2001, è nata dalla volontà di approfondire questo tema molto delicato, tema che è caro a tutti coloro che assistono sia dal punto di vista, diciamo, attivo che passivo, enti, aziende, anche non aventi personalità giuridica, che comunque sono coinvolti in reati commessi da persone che sono all'interno dell'azienda, in particolare da persone che sono amministratori, rappresentanti legali o comunque responsabili dell'azienda, o persone che devono essere vigilate, il cui operato deve essere vigilato dalle persone responsabili. I reati commessi da queste persone fanno sì che l'ente risponda amministrativamente. Il decreto legislativo 231 del 2001, poi innovato sia nel 2008 che nel 2013, ci ha insegnato che da quei reati, da questo tipo di reati, deriva direttamente una responsabilità amministrativa dell'ente, che viene giudicata in maniera, devo dire, forse unica nel nostro panorama giudiziario, dallo stesso giudice che giudica del reato. Quindi la responsabilità amministrativa dell'ente sarà eventualmente dichiarata dal giudice penale che giudica del reato commesso dal rappresentante di quella azienda, che ovviamente deve aver operato il reato nell'interesse anche parziale dell'azienda stessa. Ovviamente se c'è una contrapposizione, un conflitto di interessi, la responsabilità amministrativa dell'azienda non sarà dichiarata. Ecco, la peculiarità di questo processo è proprio che sarà lo stesso giudice penale, applicando le stesse leggi processual penalistiche, a dichiarare una responsabilità amministrativa. Questo è veramente forse un unicum nel nostro panorama.